Emozioni, sogni, sentimenti non sono mai mancati negli oltre 100 anni di storia della nazionale. Basta una lettera dell'alfabeto per evocare innumerevoli ricordi in tutti i tifosi italiani. Lettera D, come Delaunay, nome del trofeo assegnato alla nazionale vincente agli europei, competizione ideata appunto da Henri Delaunay, il primo segretario generale della UEFA. L'Italia ne ha uno nella sua bacheca, conquistato a Roma nel 1968. Determinante per il successo fu Angelo Domenghini. Il suo gol del pareggio a 10 minuti dal termine portò la finale contro la Jugoslavia alla ripetizione, vinta poi 2-0 dagli azzurri. Due anni dopo, per l'ala arrivò anche il titolo di vice campione del mondo in Messico. Altro marcatore nella finale di un europeo, seppur con esito opposto, è Marco Del Vecchio. Già stella dell'Under 21, l'attaccante di scuola Inter firmò il momentaneo vantaggio azzurro nel 2000 a Rotterdam, ma a vincere fu poi la Francia ai supplementari con il Golden Goal. La Francia evoca ricordi spiacevoli, soprattutto a Luigi Di Biagio. Prima degli europei del 2000, il centrocampista azzurro era uscito sconfitto dai transalpini anche ai quarti di finale del precedente mondiale. Diventato poi allenatore, dal 2013 guida la nazionale Under 21. Parlando di delusioni agli europei, non si può non pensare alla Danimarca, avversaria storicamente abbordabile per gli azzurri, ma protagonista con la Svezia del cosiddetto biscotto, che sancì l'eliminazione di Trapattoni e i suoi nel 2004. Quattro anni dopo, il cammino dell'Italia di Roberto Donadoni si ferma ai quarti, eliminata dalla Spagna ai rigori, dopo essersi qualificata agli europei con un turno d'anticipo per la prima volta nella storia. Rigori maledetti anche da calciatore per Donadoni, che esce sconfitto nella lotteria ai mondiali del 90 e del 94. Riesce a laurearsi invece campione del mondo nel 2006 Alessandro Del Piero, l'unico calciatore che figura nelle top 10 azzurre, sia per numero di presenze, 91, sia per gol realizzati, 27. Dal 1996 al 2008, Pinturicchio partecipa a 3 mondiali e 4 europei. Altro protagonista di Germania 2006, nonché vice campione d'Europa nel 2012, è Daniele De Rossi, che con ogni probabilità sarà il sesto calciatore a toccare quota 100 presenze in maglia azzurra, sperando possa accadere già ai prossimi mondiali brasiliani. Chiudiamo con la D di doppietta. Sono 80 i calciatori azzurri ad aver realizzato almeno una volta due reti in una singola partita. Gli specialisti non potevano non essere Silvio Piola e Gigi Riva, entrambi autori di 7 doppiette in nazionale, una in più di Filippo Inzaghi. Questi sono i nostri ricordi azzurri legati alla lettera D. A voi invece cosa fa venire in mente?